più attenzione difende il diritto all'assistenza e ai servizi a Praia Mare, un'affollata assemblea per chiedere la riapertura dell'ospedale considerato ospedale di frontiera. Intanto Gino Strada ha dato la sua disponibilità ad aprire proprio a Praia Mare un presidio di emergency, il servizio di Gennaro Cosentino. I toni diventano in alcuni momenti molto accesi. Da Praia a Mare si alzano le voci di un comprensorio, l'altoterreno cosentino, che si sente trascurato. La sanità, i collegamenti ferroviari, gli uffici giudiziari di Scalea, esempi di smobilitazione che qui chiamano scippo. All'assemblea affollata promossa dal Comitato Pro Ospedale di Praia partecipano le associazioni della zona. Difendono un presidio di confine e di frontiera, punto di riferimento anche per i paesi della vicina Basilicata, oltre che per un vasto territorio caduto sotto i colpi del piano di rientro. Negli interventi appassionati vengono citati casi di morti per difficoltà nel raggiungere un ospedale, Lago Negro o Cetraro Paola, in estate poi un'impresa titanica. L'ospedale di confine, 16 comuni fanno riferimento a Praia Mare. Praia Mare ha sempre dato in 41 anni di attività della buona sanità. È un territorio che è stato reso periferico e che noi vogliamo rendere di nuovo importante perché ha la sua valenza e le sue potenzialità per essere un territorio importante. È fondamentale. Sappiamo bene che da Tortora, da Eta, da San Domenico Catalao, da Verbicaro, come si fa a raggiungere 70 km di differenza con queste strade? Ecco, quindi è veramente un diritto a vivere. Non una semplice rivendicazione, quindi, ma un'esigenza vera per intere comunità. L'Assemblea Popolare lo ribadisce anche sottoponendo a chiarimenti e puntualizzazioni il consigliere regionale Gianluca Gallo della terza commissione, arrivato per sostenere la causa. La novità su cui il Comitato chiede un pronunciamento è la disponibilità di Gino Strada ad aprire un presidio di emergency a Praia Mare, una provocazione diventata proposta concreta. Si attende un passo da parte della Regione nell'ambito del piano operativo annunciato dal presidente Scopelliti, riapertura o emergency, tutto prima che sia troppo tardi. E dov'eri? No, l'hanno ripigliata. Si conclude la gestione.